Al termine della riunione informale tra alcuni vertici dell'amministrazione comunale fiorentina e dei rappresentanti del gruppo Ristoratori Toscani, il portavoce Pasquale Naccari è intervenuto ai microfoni del TGT, innanzitutto ringraziando la redazione di Italia 7 che ha permesso, tramite lo spazio concesso, di arrivare all'organizzazione di questo incontro. Esatto, esatto, vi ringraziamo perché diciamo il confronto è iniziato domenica, a una domenica pescata. Una riunione costruttiva, però, come detto poc'anzi, informale e dunque svoltasi in via ufficiosa, ma che sicuramente porterà ad un nuovo incontro in sede ufficiale. I rappresentanti delle istituzioni, in questo caso Gianassi e Vicini, si sono presi la responsabilità di darci delle risposte a breve, promettendoci che avrebbero fatto qualche cosa per questi tributi, e non solo la sospensione ma anche la cancellazione, queste sono state parole loro. In attesa che nella prossima riunione della commissione consiliare in seduta ordinaria vengano coinvolte tutte le associazioni di categoria. Ci fosse stata una commissione consiliare per rendere in qualche modo ufficiale questo incontro. Speriamo sia il passo successivo. La speranza è che all'interno delle successive discussioni ai tavoli di vertice la voce dei ristoratori, ma non solo, anche quella delle categorie di impresa possa essere rappresentata nelle decisioni inerenti alla fase 2, a quando la prossima? Lunedì 27 aprile. Abbiamo dato come data lunedì, in quanto noi martedì avremo un flash mob e mercoledì una manifestazione simbolica. Infine, il messaggio che resta sempre lo stesso: trovare insieme un compromesso, perché con le attuali misure restrittive per la maggior parte delle attività riaprire sarebbe impossibile. Se dobbiamo essere un veicolo di contagio, consapevoli di ciò, preferiamo stare chiusi. La gestione di un ristorante piuttosto che l'elettricità in un bar, se possono pensare che in un bar possa entrare una persona per volta a prendere un caffè, poi bisogna disinfettare il banco. Insomma, bisogna cercare tutti insieme di trovare un compromesso. E tutti, naturalmente, con un sogno comune. Insieme a, ripeto, ai ristoratori toscani, abbiamo un sogno: ritornare presto a fare il nostro mestiere. Germania dà dei soldi a fondo perduto, Stati Uniti a fondo perduto, Francia a fondo perduto, Danimarca a fondo perduto, un sacco di nazioni danno soldi a fondo perduto. Li richiedono i ristoratori o i commercianti italiani? Sono pezzi di bip. Sono stronzi perché sono egoisti.